L'orribile conclusione che si era imposta per gradi alla mia mente confusa e riluttante era adesso una spaventosa certezza. Ma ero perduto, completamente e irrimediabilmente perduto, nei vasti recessi ingannevoli della caverna del mammut. Per quanto mi volgessi intorno, i miei occhi aguzzi non riuscivano a scorgere in alcuna direzione un oggetto o una traccia che mi guidassero verso l'uscita. Non avrei più rivisto la luce benedetta del sole, non avrei esplorato le dolci colline e le valli del mondo esterno. La mia ragione non poteva più a lungo trastullarsi in una pietosa incredulità. La speranza era finita. Tuttavia, educato com'ero da una vita di studi filosofici, traevo non piccola soddisfazione dal mio comportamento imperturbabile. E pur avendo letto spesso della frenesia e dell'angoscia in cui piombano le vittime di tragedie del genere, io non provai né l'una né l'altra, ma me ne rimasi perfettamente tranquillo non appena mi fui reso conto con chiarezza di aver perso l'orientamento. Neppure il pensiero di essermi probabilmente spinto oltre gli estremi limiti delle perlustrazioni abituali mi privò della mia compostezza, anche per un solo momento. Se dovevo morire, riflettei, allora questa caverna terribile sarebbe stata un sepolcro altrettanto maestoso di qualsiasi cimitero, pensiero che mi tranquillizzò più di quanto mi angosciasse. Solo la fame avrebbe decretato il mio destino, di questo ero sicuro. Qualcuno, lo sapevo, era impazzito in circostanze analoghe, ma sentivo che la mia fine sarebbe stata diversa. La tragedia, del resto, era avvenuta per colpa mia. Infatti mi ero allontanato dal gruppo dei visitatori, non visto dalla guida, e vagando per più di un'ora nei recessi labirintici della caverna, mi ero accorto di non saper ricostruire il bizzarro percorso che avevo seguito dopo aver disertato i miei compagni. Già la mia torcia languiva. Presto sarei stato avvolto dalla totale, quasi implacabile oscurità delle viscere della terra. Nella luce calante e irregolare mi domandai ansiosamente quali sarebbero state le esatte circostanze della mia prossima fine. Ricordai i racconti che avevo sentito sulla colonia di tisici che, stabilitisi in questa grotta immensa per giovarsi dell'atmosfera apparentemente salubre del mondo sotterraneo, della sua temperatura regolare e uniforme, dell'aria pura e dell'incantevole quiete, avevano invece trovato la morte in maniera orrenda e straordinaria. Avevo visto le tristi rovine delle loro capanne di ammalati insieme al gruppo dei visitatori e mi ero chiesto quale influenza deleteria avrebbe prodotto un lungo soggiorno nell'immensa e silenziosa caverna su un uomo sano e forte come me. Ora, mi dissi tetramente, avrei avuto l'opportunità di verificare questo punto, posto che il bisogno di cibo non affrettasse eccessivamente la mia morte. Quando gli ultimi deboli raggi della torcia languirono nell'oscurità, decisi di non lasciare nulla di intentato, di non trascurare nessun possibile mezzo di fuga. Così, raccogliendo tutte le forze dai miei polmoni, lanciai una serie di urla nella vana speranza di attrarre l'attenzione della guida. Tuttavia, nel chiamare, sapevo che le mie urla erano inutili e che la voce amplificata e riflessa dagli innumerevoli bastioni del labirinto nero intorno a me non avrebbe destato l'attenzione di nessun orecchio umano all'infuori del mio. Di colpo però trasalii e la mia attenzione fu attratta da un suono di passi leggeri che si avvicinavano sul pavimento roccioso della caverna. La mia liberazione sarebbe dunque giunta tanto presto? Le mie apprensioni erano state vane e la guida, che di certo aveva notato la mia assenza dal gruppo, stava già seguendo i miei passi per cercarmi nel labirinto di calcare? Tali speranzose domande sorgevano nella mia mente e stavo per rinnovare il mio richiamo allo scopo di affrettare il ritrovamento, quando, messomi ad ascoltare con più attenzione, in un istante la mia gioia si trasformò in orrore e il mio orecchio acuto, reso ancor più sensibile dal completo silenzio della caverna, suggerì alla mia coscienza paralizzata l'inattesa e terrificante certezza
che quei passi non rassomigliavano a quelli di un uomo. Nell'innaturale calma della regione sotterranea, i passi della guida, che portava gli stivali, sarebbero risuonati come una serie di colpi secchi e decisi. Invece, il suono che avevo udito era soffice, segreto, come quello delle zampe di un felino. D'altronde, ascoltando con più attenzione, percepì il ritmico alternarsi di quattro anziché due gambe. Mi convinsi di aver risvegliato e attratto con le mie grida qualche bestia selvaggia, forse un leone di montagna, che si era smarrito accidentalmente nella caverna. Forse, considerai, l'Onnipotente aveva scelto per me una morte più veloce e pietosa di quella per fame. Tuttavia l'istinto di sopravvivenza, mai del tutto sopito, scosse il mio petto, e sebbene sapessi che la fuga dall'incombente pericolo mi avrebbe conservato per una fine più lenta e crudele, decisi ugualmente di vendere la pelle al più caro prezzo possibile. Stranamente percepivo da parte dell'intruso solo una terribile ostilità, quindi mi immobilizzai nella speranza che la belva sconosciuta, in mancanza d'ogni rumore, perdesse l'orientamento come era accaduto a me e mi sorpassasse inavvertitamente. Ma un simile auspicio non era destinato a realizzarsi, perché gli strani passi ripresero regolarmente ad avanzare. L'animale doveva aver rifiutato il mio odore, che in quell'atmosfera priva di aromi fuorvianti doveva essere avvertibile anche a grande distanza. Considerai dunque che avrei fatto meglio a procurarmi un'arma per difendermi contro un eventuale repentino attacco al buio e cercai a tentoni intorno a me due tra i più robusti frammenti di roccia disseminati dappertutto sul pavimento della caverna. Poi, impugnatone uno con ogni mano, pronto ad usarli immediatamente, aspettai con rassegnazione l'inevitabile. Nel frattempo, l'orribile scalpiccio delle zampe si era avvicinato. Certo, la condotta della creatura era oltremodo curiosa. Per la maggior parte del tempo, l'andatura sembrava quella di un quadrupede che camminasse con singolare mancanza di sincronia tra le zampe anteriori e posteriori. Ma a brevi e frequenti intervalli ero pronto a immaginare che solo due gambe fossero usate nella locomozione. Mi domandai con che specie di animale dovesse confrontarmi e pensai che si trattasse di una bestia sfortunata che pagava con la reclusione a vita la curiosità di aver voluto esplorare uno degli ingressi della grotta spaventosa. Senza dubbio ricavava il suo nutrimento dai pesci ciechi, i pipistrelli e i topi della caverna o da qualche varietà del pesce normale trasportato dai frutti del Green River che comunica in qualche maniera occulta con le acque della caverna. Trascorsi quella veglia terribile facendo grottesche congetture sulle alterazioni che la vita nella caverna potevano aver prodotto sulla bestia, ben sapendo quali spaventose sembianze la tradizione locale attribuisse ai tisici che erano morti dopo la lunga permanenza nella spelonca. Poi ricordai con un fremito che, se anche fossi riuscito ad abbattere il mio antagonista, non avrei mai potuto vedere la sua forma, perché la torcia si era da tempo esaurita ed ero del tutto sprovvisto di fiammiferi. La tensione nel mio cervello divenne spaventosa. La mia fantasia disequilibrata immaginava orrende e detestabili forme nel buio che mi circondava e che adesso sembrava premere sul mio corpo. Più vicini, i terribili passi si approssimavano. Desideravo liberarmi con un urlo lacerante, ma se anche fossi stato così irresponsabile da tentare, la voce difficilmente mi avrebbe assecondato. Ero pietrificato, incatenato al mio angolo, e dubitai che il braccio destro mi permettesse effettivamente di lanciare il proiettile sulla bestia quando fosse arrivato il momento cruciale. Adesso il regolare pat, pat, pat e le zampe era a portata di mano, poi più vicino ancora. Potevo sentire il respiro affannoso dell'animale e pur terrorizzato com'ero, mi resi conto che la bestia aveva percorso una grande distanza ed era di conseguenza molto affaticata.
Ben presto l'incantesimo si ruppe e la mia mano destra, guidata dal fedele senso dell'udito, scagliò con forza l'aguzzo spuntone calcareo verso il punto nelle tenebre da cui provenivano l'ansare e lo scalpiccio. E, incredibile a dirsi, il proiettile quasi raggiunse il bersaglio, perché sentii la bestia saltare e ricadere poco oltre, dove sembrò fermarsi. Aggiustai la mira e rilanciai il secondo missile, stavolta con più fortuna, perché con un'ondata di gioia udii la creatura crollare e rimanere evidentemente prona e immobile. Quasi sopraffatto dal sollievo che si riversò su di me, barcollai di nuovo verso la parete. Il respiro continuava, in pesanti e affannose inspirazioni e espirazioni, dal che dedussi di aver solamente ferito la creatura. E all'improvviso il mio desiderio di esaminarla cessò. Qualcosa che era collegato a timori superstiziosi, senza fondamento, si era insinuato nel mio cervello e non osai avvicinarmi al corpo né lanciare altre pietre per finirlo. Invece corsi a tutta velocità verso quella che, per quanto potevo giudicare nelle mie condizioni stravolte, era la direzione da cui ero venuto. E improvvisamente udì un suono, o piuttosto una regolare successione di suoni. Un momento dopo si erano trasformati in una serie di acuti scatti metallici. Stavolta non c'erano dubbi. Era la guida. E allora gridai, urlai, forse singhiozzai di gioia quando scorsi negli archi sopra di me il debole brillante chiarore della luce riflessa da una torcia che si avvicinava. Corsi incontro al bagliore e prima di poter comprendere ciò che era accaduto giacevo al suolo, ai piedi della guida, abbracciando i suoi stivali e berciando, nonostante la mia vantata riservatezza, in maniera sciocca e confusa. Balbettai la mia storia e al tempo stesso sommersi il mio ascoltatore con assicurazioni di gratitudine. Alla lunga tornai a uno stato che somigliava vagamente alla normalità. La guida aveva notato la mia assenza quando il gruppo era giunto all'ingresso della caverna e col suo senso istintivo della direzione aveva compiuto uno scrupoloso esame dei corridoi dal punto in cui ci eravamo parlati per l'ultima volta, identificando il luogo dove mi trovavo dopo una ricerca di 4 ore. Quando ebbe finito di raccontarmi tutto questo, imbaldanzito dalla luce della torcia e dalla sua compagnia, cominciai a riflettere sulla curiosa bestia che avevo ferito solo a pochi passi da lì, nel buio, e proposi che accertassimo con l'aiuto della lampada che specie di creatura fosse la mia vittima. Quindi tornai sui miei passi, stavolta col coraggio dato dal non essere solo, e giunsi sulla scena della mia terribile esperienza. Subito scorgemmo un oggetto bianco steso al suolo, un oggetto più bianco dello stesso calcare. Avanzammo con cautela e demmo libero sfogo alla nostra meraviglia, perché di tutti i mostri che ci fosse capitato di vedere, questo era di gran lunga il più strano. Sembrava una scimmia antropomorfa di notevoli proporzioni, scappata forse da un serraglio ambulante. Il pelo era candido come la neve, il che era dovuto certamente alla lunga permanenza entro il labirinto di inchiostro della caverna, che l'aveva fatta impallidire. Ma era pur incredibilmente magra, una figura sottile, tranne per quanto riguardava la testa, che era lunga e grossa, e ricadeva imponente sulle spalle. La faccia era rivolta in direzione opposta alla nostra, come se la creatura giacesse riversa su di essa. L'inclinazione delle membra era singolare, anche se ciò spiegava l'alternanza che avevo notato nel loro impiego. Perché la bestia si serviva a volte di tutte e quattro, a volte di 2 zampe, soltanto negli spostamenti. Dalle punte delle dita, delle mani e dei piedi partivano lunghi artigli simili a quelli dei topi. Mani e piedi non erano prensili, fatto che attribuì alla lunga permanenza della bestia nella caverna, il che, come ho già detto, sembrava evidente a causa dell'insolita bianchezza del corpo. Non sembrava avere una coda. La sua respirazione si era fatta debole e la guida aveva estratto la pistola con l'evidente proposito di finire la creatura. Ma un suono improvviso emesso da quest'ultima gli fece cadere l'arma. È difficile descriverlo. Non era come il grugnito normale delle specie scimmiesche conosciute.
e mi domando se questa innaturale qualità non fosse il risultato di un completo e continuato silenzio protrattosi per tanto tempo. Un silenzio rotto solo adesso dalle sensazioni che la luce aveva risvegliato nella bestia, la quale probabilmente aveva vissuto nel buio fino al suo primo ingresso nella caverna. Il suono, che potrei inadeguatamente definire come una specie di profondo borbottio, continuava intanto debolmente, quando a un tratto uno spasimo fuggevole d'energia sembrò attraversare l'ossatura della bestia. Le zampe si contorsero in un moto convulso e le membra si contrassero. Con uno scatto il corpo bianco rotolò su se stesso, così che la faccia si volse finalmente nella nostra direzione. Per un attimo fui così profondamente colpito dall'orrore degli occhi che mi si erano rivelati che non notai nient'altro. Erano neri, profondi occhi di giaietto, in contrasto odioso col pelo e la carne bianchi. Come quelli degli altri abitanti della caverna, erano profondamente incassati nelle orbite e del tutto privi di iride. Guardando più da vicino, vidi che erano situati in un volto meno sporgente che nella media delle scimmie e infinitamente meno peloso. Il naso era piuttosto distinto. Mentre osservavo il bizzarro spettacolo che si presentava ai nostri occhi, le labbra serrate si aprirono e ne uscirono numerosi suoni, dopodiché la creatura si abbandonò alla morte. La guida afferrò la manica del mio soprabito, tremando così violentemente che la luce oscillò, proiettando ombre fantastiche in movimento sui muri. Io non mi mossi, ma rimasi immobile, gli occhi colmi d'orrore fissi sul pavimento davanti a me. Poi la paura passò, e meraviglia, rispetto, compassione e una sorta di reverenza si susseguirono al suo posto, poiché i suoni profferti dalla figura abbattuta e riversa sul pavimento di calcare ci avevano rivelato la spaventosa verità. La creatura che avevo ucciso, la strana bestia dell'incommensurabile caverna, era, o un tempo era stata, un uomo.